Ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Sol Leone, Venticello, niente nulla. Cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. Il stadio di Dragao sorge a Oporto, una città di mare. E quindi una sorpresa, il blu sia il colore del mondo. Luca, 4-4-2, cosa ne pensi? L'organizzazione difensiva è la base di partenza per esaltare al meglio le caratteristiche di squadra. È proprio quello che dovrebbero garantire i quattro là dietro, ma non solo loro. Si tratta del modulo forse più usato al giorno d'oggi. E per essere realmente efficace, tra un reparto e un altro non deve esserci troppa distanza. Partiti! Scatta verso il pallone, ha spazio sulla fascia, c'è il cross, pericolo! Inventa nello spazio, può tentare la conclusione, segna lui! Doveva solo spingerlo in rete, un gol facile per lui. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Costringe l'avversario al fallo. Bruno. Ci prova, tira davvero molto angolato. Pallone regolato agli avversari. Contrasto regolare, dunque calcio di punizione. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Ferma l'azione in modo falloso, si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Il Lanús ha un'impostazione di... Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Lungo passaggio in avanti. Cerca il secondo palo.
sbroglia la situazione. Palla allontanata senza troppi complimenti. Si trovano a inseguire, ma non devono farsi scoraggiare. Bisogna riordinare le idee per ritrovare concentrazione e disciplina. Ottimo il fraseggio. Rimessa in gioco dunque. Traversone per questo errore potrebbe essere di fatale. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. C'è la palla lunga in avanti. Scatta verso il pallone. C'è un tackle duro. Palla in avanti verso il compagno. Cerca un'azione veloce. Cerca il tiro. È stato splendido l'intervento del portiere. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Salta e colpisce di testa. Colpo di testa da dimenticare. Decide di allargare il gioco. Pallone lungo in verticale. Ha portato sconfitto, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzare. C'è ancora tempo per andare a caccia del pareggio prima del fischio di metà partita. Perde l'equilibrio. Gioca una palla lunga. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cerca spazio. Pericolo in aria. Attenzione! Un grande riflesso qui. Una parata stilisticamente non perfetta, ma era una palla velenosa e alla fine conta il risultato. Prova con la palla lunga. Cerca lo spunto. Colpisce. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Peggio nello scontro di forza. Va via di forza. Alberto scorre, sanzionato dall'arbitro. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e dimostrerà il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le squadre escono da
campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. Adesso il secondo tempo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ecco un'occasione di contropiede. Riceve il passaggio. Continua ad avanzare verso l'area. Qui cerca il tiro. Decide di sfruttare la fascia. La palla viene rigiocata verso l'interno. Sicuri in fase di palleggio. La allontana con forza. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Non ci può arrivare nessuno qui. Codella in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. C'è la palla filtrante. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. La mette in profondità per i compagni. Riceve un pallone interessante. Il pallone ha superato la linea. Rimessa laterale. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Non riesce a mantenere il possesso. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. La chiave del match è da ricercare nel possesso palla. Stanno concedendo troppo da quel punto di vista. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Tentativo di allungare il gioco. Occhio al tiro. E colpisce il palo. Un'occasione davvero sprecata. Questo potrebbe rivelarsi un momento fondamentale della partita. Avevano davvero bisogno di quel gol. Dopo le modifiche alla formazione già annunciate per altri 4 minuti. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Pallone lungo in verticale. C'è la palla lunga in avanti.
si sta mettendo davvero male per loro adesso. Beh, l'importante è che continuino a crederci. Potrebbero avere ancora qualche occasione. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Se ne va e trova Baldino. Colpisce il pallone. Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Sulla palla i compagni aspettano il traversone. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. In teoria il tempo per segnare un gol c'è, ma ogni secondo è prezioso. Con il lancio lungo si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. C'è stato sicuramente anche un pizzico di sfortuna in questa sconfitta, ma soprattutto se gli attaccanti non la mettono è difficile vincere le gare. Bisognerà lavorarci su. Una prestazione deludente la loro. Dopo aver subito il gol nel primo tempo non hanno dimostrato la capacità di reagire. Siamo ai saluti finali.